fuori, quando vanno fuori giocano, giocano a calcio, ti dribblano, ti puntano, fanno, viene fuori tutta la loro qualità, la loro... Noi dobbiamo farla venire fuori, non dobbiamo tarparla. Beppe Iachini indica la strada per cancellare due KO di fila e riprendere a correre. Sa di avere per le mani un Bari ferito, oggi a metà strada tra i playoff, distanti 3 punti, e la zona play-out tenuta a 4 lunghezze. Domenica al San Nicola c'è lo Spezia, avversario terzultimo, posizione impronosticabile per i liguri in avvio di stagione, e intenzionato a riscattare la sconfitta casalinga con la Feral Pisalò. Una squadra che era partita per vincere il campionato, per essere nelle prime posizioni, si è trovata in un campionato complicato così, a essere lì, però ha buoni giocatori che in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, e veniva da 4-5 risultati utili consecutivi, e poi c'è stata questa partita con la Feralpi e una sconfitta. Quindi dovremmo affrontarla con grande attenzione, grande organizzazione di gioco, grande atteggiamento e mentalità in tutti i 95 minuti. 3-5-2 come a Catanzaro, 4-3-1-2 come nelle precedenti 3 uscite della gestione Iachini. In vista dello Spezia, l'allenatore non scioglie il dubbio tattico. Ora vediamo il recupero dei giocatori che hanno disputato nelle ultime 2 partite. È un ragionamento che dobbiamo fare sulle 3 partite in una settimana. Vediamo il recupero già oggi, che siamo già dopo 3 giorni, dopo la partita, al quarto, quindi possiamo capire un pochino meglio, e poi deciderò il da farsi. Però la squadra mi è piaciuta sia nelle prime 2 partite, quando abbiamo portato a casa 6 punti con il 4-3-1-2, e in una maniera diversa quella vista a Catanzaro. Conta l'atteggiamento. 6 punti in 4 partite, questo è il bilancio di Iachini in biancorosso. Dare il vestito giusto alla squadra, nella testa e nella tattica, è l'obiettivo, e le ambizioni? Le mie non cambiano. Io ovviamente, quando sono venuto, vivo una partita per volta, avevo detto viviamo una partita per volta, però per mio carattere, per mia mentalità, per mio modo di fare in casa e fuori casa, a me non cambia niente. Per me la squadra deve entrare sempre in campo con lo stesso atteggiamento per andare a giocarsi la partita e provare a portare a casa i 3 punti. A volte ci può riuscire, a volte no, perché è un percorso iniziale di lavoro insieme, siamo insieme da poco tempo, sono passate poche partite, quindi però su quello sto battendo. Una carezza per Brenno, in difficoltà nelle ultime 2 uscite a Bolzano e Catanzaro. Sta a noi aiutarlo, restare uniti, compatti in questo senso, per cercare di farlo crescere. Non è un portiere di 35 anni, non è un portiere di 34 anni, è un ragazzo che è giovane, viene da un altro, tutt'altro, no, paese, tutt'altro campionato magari, e quindi ha margini ancora di crescita, a mio avviso, e quindi dobbiamo insistere, dargli fiducia, cercare di aver fiducia nei suoi confronti, e che questi piccoli, no, situazioni che si sono create in queste mie prime 4 partite, ne sono successe 3, però non si verificano. Fischio d'inizio alle 16:15, arbitra Marco Monaldi di Macerata. L'appello di Iachini è per il tifo del San Nicola. Mi auguro che domani, dalla nostra, abbiamo i nostri tifosi dal primo al 95° minuto, perché questa squadra, questi ragazzi, per la loro conformazione, per come sono, per quello che sono a livello anche emotivo, caratteriale, ne hanno bisogno.